Il protocollo d'intesa tra Arma dei Carabinieri, Università Luis Guido Carli di Roma e SOGEI, l'evoluzione normativa e la best practice nell'innovazione digitale della pubblica amministrazione e i valori dei dati nella società digitale. Questi temi trattati questa mattina nel corso del convegno intitolato Evoluzione digitale della pubblica amministrazione, che si è tenuto presso l'auditorium dell'Università degli Studi di Chieti Pescara Gabriele D'Annunzio, alla presenza, fra gli altri, del ministro Marianna Madia. È un titolo felice parlare di evoluzione digitale, perché sono dei processi in moto. Oggi inizierò a fare dei bilanci e dimostrerò che tutti questi processi che noi abbiamo messo in atto sono processi che stanno andando avanti, cioè noi oggi siamo in grado, penso per la prima volta in Italia nella pubblica amministrazione, di parlare di uno stato di avanzamento, di dire già quali sono i risultati raggiunti e di sperare che questa attuazione vada avanti anche nella prossima legislatura. Dalla fatturazione elettronica, 70 milioni di fatture elettroniche che sono state gestite da quando abbiamo introdotto l'obbligatorietà, al sistema unitario di pagamenti. Oggi PagoPA è un sistema unitario per pagare digitalmente la pubblica amministrazione, che funziona. Addirittura ci sono grandi amministrazioni come il Comune di Milano che sono entrati. Oggi qualunque tributo locale al Comune di Milano si paga attraverso PagoPA, fino anche a il PIN unico, lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale. Quasi 2 milioni di persone lo hanno richiesto, crescono i servizi agganciati al PIN unico, crescono le amministrazioni che sono entrate nel sistema pubblico di identità digitale, e perfino il progetto che ha avuto maggiori difficoltà di attuazione, che è l'anagrafe pubblica della popolazione residente, cioè il passaggio da 8.000 banche dati anagrafiche a una sola banca dati nazionale, è un progetto che oggi, anche grazie al commissario Piacentini, sta decollando.